Siamo con Laura Melandri, una bella vittoria, eravate partite così così, qualche cambio e soprattutto molto carattere Laura per andare a vincere questa gara meritatamente. Sì, per noi è una partita molto importante perché ci tenevamo a fare dei punti per salire in classifica. Sapevamo di giocare contro un avversario molto forte che è cresciuto tanto, soprattutto nell'ultimo periodo, che ha trovato un bel equilibrio di gioco. E quindi siamo contenti di aver dimostrato che anche noi abbiamo lavorato e che stiamo piano piano sistemando le nostre difficoltà. Ecco, per voi un inizio difficile di campionato, ora siete in salute e soprattutto quest'oggi avete dimostrato un grande cuore in campo, no? Anche nel secondo e nel terzo set eravate sotto 17-14 e 9-16, non avete mollato, soprattutto in difesa avete raccolto dei palloni importanti per rimanere attaccati a una partita che era difficile, ma l'avete vinta con pieno merito. Sì, credo che il nostro sistema di muro difesa abbia funzionato bene, soprattutto dal secondo set in poi abbiamo preso un po' le misure ed era fondamentale contenere il loro attacco perché sono molto forti un po' in tutte le posizioni, quindi siamo contenti di aver dimostrato di esserci anche noi e di essere un avversario comunque da temere. Sfruttando anche la ricezione un po' ballerina della Pommi, ma ci sta sfruttare i lati deboli degli avversari. Sì, sicuramente abbiamo anche spinto in battuta perché ovviamente giocare con la palla in testa contro loro è complicato, però penso che piano piano siamo cresciuti in tutti i fondamentali e alla fine siamo riusciti a portare a casa 3 punti. L'ultima cosa, poi ti lascio ai tifosi, che girone di ritorno ti aspetti? Cosa succederà da qui ai playoff? Guarda, io penso che in questo campionato la cosa migliore sia pensare partita per partita. Ora abbiamo Conegliano, che è sicuramente una squadra di un altro livello al momento, quindi cercheremo di fare il possibile per portare a casa qualche punto e poi piano piano, di volta in volta, pensiamo agli avversari. Grazie mille e complimenti.